Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata alla sanità. Immunità di gregge in Abruzzo entro la fine di agosto e questo è l'obiettivo della regione che punta così ad accelerare le vaccinazioni. Paolo Renzetti. Immunità di gregge in Abruzzo per fine agosto, questo è l'obiettivo della regione che punta ad accelerare ancora le vaccinazioni che da oggi vedranno la prenotazione senza limiti per fasce di età. Il presidente Marco Marsilio auspica che ci sia un costante rifornimento di vaccini nel mese di giugno in modo da accelerare ancora le inoculazioni. Dipende tutto dalla fornitura che riceveremo, abbiamo dimostrato di saper somministrare tutti i vaccini che ci vengono dati e se ce ne dessero di più faremmo prima e più velocemente, quindi dipende tutto da questo. Con i ritmi attuali, insomma tra Ferragosto e la fine del mese arriveremo all'obiettivo e ci stiamo avvicinando a larghi passi e l'Abruzzo è tra. Ieri il Sole 24 Ore pubblicava una tabella che mostra come l'Abruzzo sia la terza regione in Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione residente. Quindi stiamo facendo del nostro meglio, si può sempre migliorare, ovviamente siamo al lavoro ogni giorno, costantemente per fare ancora meglio questa campagna e spero appunto che la fornitura da Roma, dal commissario Figliuolo, avvenga sempre in maniera regolare. Purtroppo, come avete visto anche negli ultimi tempi, qualche giorno diciamo, di attesa o di ritardo ha comportato anche qualche slittamento di richiami o qualche problema in alcuni centri vaccinali, però d'altronde quando noi vacciniamo al 95-90, arriviamo diciamo, del rifornimento, arriviamo al 95-96-97% delle dosi somministrate, vuol dire che abbiamo davvero 1 o 2 giorni di autonomia rispetto ai rifornimenti. Nei nostri frigoriferi, nei nostri magazzini non ci sono, come dire, scorte che stanno lì a marcire. Andiamo avanti velocemente e penso che sia nostro dovere farlo. Questo è un ottimo segnale perché è chiaro che andando avanti si rischia anche di creare quell'effetto per il quale le fasce di età più giovani, pensando di essere meno a rischio, non ritengono necessario doversi vaccinare, pensano che sia sufficiente aver vaccinato le categorie fragili e più anziani e che quindi nel frattempo con l'estate, come vedete, i numeri dei contagi si abbassano, sono sempre più bassi, noi lunedì saremo in zona bianca e questo potrebbe creare come effetto indotto un rilassamento nella tensione e nell'attenzione a proseguire nella campagna vaccinale. Quindi il fatto che le categorie dei più giovani, alle quali abbiamo aperto, cominciando con i maturandi, la possibilità di vaccinazione, rispondano massicciamente è un ottimo segnale, vuol dire che c'è una cultura diffusa della prevenzione e della salute pubblica che fa ben sperare. E a tal proposito inizia oggi per 3 giorni dalle 18 alle 23 la vaccinazione dei maturandi anche in provincia di Teramo. L'ASL qui ha scelto l'hub dell'Università di Teramo come sede vaccinale per i 2100 studenti che il 16 giugno sosterranno gli esami di Stato. Ottimo il bilancio dei dati complessivi sul territorio provinciale. Attualmente il 48% della popolazione target ha già ricevuto il vaccino. Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo dà l'avvio alla vaccinazione dei maturandi. 3 giorni per vaccinare 2100 studenti dell'intera provincia che il 16 giugno sosterranno gli esami di Stato, la loro prima importante prova della vita. Dalle 18 alle 23 fino a sabato prossimo, l'hub vaccinale dell'Università di Teramo accoglierà i ragazzi, chiamati questa volta ad una prova di responsabilità. Intanto la campagna vaccinale messa in atto dall'azienda sanitaria teramana ha ottenuto una grande risposta dalla popolazione. Il 48% dei teramani target ha ricevuto già il vaccino. Parte la vaccinazione ai maturandi, ma in un bilancio complessivo come va? Io devo dire che va molto bene, noi siamo davvero contenti, soddisfatti, lo dico sia come direttore sanitario dell'ASL che come referente regione dei vaccini. Ieri il Sole 24 Ore citava terzi assoluti in Italia fra dosi somministrate ogni 100.000 abitanti. Siamo fra le prime 5 secondo il Ministero della Salute, insomma, davvero una bella campagna vaccinale.
Teramo si sta difendendo bene, però diciamo l'obiettivo è quello che la regione raggiunga l'immunità di gregge prima possibile. Abbiamo detto settembre, ma insomma io credo che se continuiamo a mantenere questo trend dove vacciniamo sempre alcune migliaia di persone sopra la media, credo che potremo anche anticipare di qualche giorno. Un ruolo importante nella campagna di vaccinazione di massa dell'ASL di Teramo lo ha svolto l'Ateneo Teramano, un hub dove si riesce a vaccinare fino a 1700 persone al giorno. Tanti vaccinati che hanno scoperto che a Teramo esiste davvero una bella università, un luogo che prima di oggi non conoscevano e che, come promette il rettore Mastrocola, ad inizio ottobre sarà Covid free. Il successo di questa campagna di vaccinazione dell'ASL di Teramo, insomma, anche come protagonista soprattutto l'Università di Teramo, che diventa un hub vaccinale eccezionale. Sì, ha come protagonista anche il nostro entusiasmo, ma direi la capacità di fare sinergia istituzionale, che penso che sia l'elemento vincente di tutta l'organizzazione che ci siamo dati, ovviamente anche la possibilità di interagire con persone dialoganti e in grado di organizzare. Quando parliamo di migliaia di persone non è mai facile organizzare. Noi abbiamo messo le strutture, abbiamo messo a disposizione i nostri dipendenti, dietro c'è tutta l'organizzazione sanitaria che non è semplice, che ci porta a vaccinare tra i primi in Italia i maturandi e ci porterà sicuramente tra i primi in Italia a vaccinare anche i nostri studenti. Ieri pomeriggio si è riunita la Commissione Sanità della Regione per discutere della bozza del riordino della rete ospedaliera. Secondo il presidente della Commissione, Quaglieri, non ci saranno tagli nei presidi sanitari della Marsica. Gioia Chiostri. Una bozza che non toglie dignità, ma che, rielaborata, premia e rafforza affinché i 140.000 abitanti circa del bacino marsicano d'Abruzzo possano ancora dormire sonni tranquilli. Si è riunita in convocazione straordinaria la Commissione Sanità in Regione Abruzzo. Al centro del tavolo di discussione ancora la bozza, in attesa di ratifica da parte del Consiglio regionale e poi del Ministero, del riordino della rete ospedaliera in Abruzzo. Chi ci lavora, chi la fa tutti i giorni la conosce, ne conosce i difetti e i pregi, quindi essere riusciti a soddisfare le loro richieste penso è un punto di grande orgoglio e questo già giustifica il mio ruolo in questa regione. Quindi insomma niente tagli, non ci saranno tagli o meglio quelli paventati in questi mesi, le preoccupazioni possono rientrare e si ridà forza a quelli che sono i presidi sanitari anche appunto di Tagliacozzo e Pescina. Sì, sì, nessun taglio, anzi un aumento dei posti. Abbiamo ridato dignità ad alcuni reparti che sono delle eccellenze di Avezzano, quindi che prendono anche una dignità di ruolo. Tagliacozzo prende ulteriormente la riabilitazione respiratoria che mancava e l'ospedale di Pescina ha una vocazione di assistenza con due moduli della lungodegenza, che era quello che volevano e che a gran voce da anni hanno richiesto e noi finalmente l'abbiamo ottenuto. Una bozza che inizialmente aveva fatto storcere il naso alle forze politiche d'opposizione, ma soprattutto a tanti attori sanitari ed istituzionali del territorio, in particolar modo marsicano. E proprio dalla Marsica era partita una mobilitazione capeggiata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio della città di Avezzano, che aveva radunato a Palazzo Città medici e operatori sanitari, affiancato dai due assessori competenti in materia, Colizza e Gallese. Un allarme rosso per la discesa ancora di qualche gradino indietro rispetto alle funzionalità ancora in essere nei tre presidi marsicani, lanciato anche da Pescina e Tagliacozzo, con le loro strutture quasi gemelle. Un clima collaborativo che è stato raccolto dal presidente della Commissione Sanità in Regione Abruzzo, Mario Quaglieri, e dal segretario della stessa Commissione, Simone Angelo Sante, entrambi consiglieri di maggioranza ed entrambi medici, attivi in campo anche durante la pandemia. Per Avezzano 14 posti letto in più col passaggio da 226 a 240 unità. Possiamo dire anche alla luce delle accuse del centrosinistra regionale dei mesi scorsi che il centrodestra si è unito nonostante qualche dissidio interno e alla fine è riuscito a portare a casa il risultato. Io penso, oggi presenterò
questo inizio di bozza, questa bozza che poi vedrà anche tutta una serie di percorsi amministrativi con le commissioni, il Consiglio regionale, quindi questa è una bozza. Già nella bozza si sono calate tutte le nostre esigenze. Il centrosinistra rimane un ricordo, in bocca al lupo centrosinistra. È stato l'elicottero della Capitaneria di Porto ad inaugurare la piattaforma per elisoccorso a Pianella. Operativa anche di notte, sarà un punto strategico in caso di emergenza. Il servizio è di Stefano Recanati. Si inserisce all'interno del programma Pianella Sicura, la nuova piattaforma per elisoccorso inaugurata a Pianella nei pressi dello stadio comunale in contrada Nardangelo. Il progetto ha visto la volontà dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sandro Marinelli, di accrescere tutti i livelli di sicurezza sanitaria e di protezione civile, a partire dalla campagna sui defibrillatori posizionati nei punti strategici della città, oltre alla realizzazione del palatenda, che in questo periodo di pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna di screening. L'idea era quella di offrire l'opportunità ai mezzi di soccorso aereo, agli elicotteri in particolare, di poter avere un punto di approdo sicuro per l'intero comprensorio. Quindi questa è una piattaforma che rimane illuminata anche permanentemente di notte, quindi in qualsiasi momento una necessità di protezione civile piuttosto che di soccorso sanitario può arrivare in sicurezza e sapere che ha un approdo baricentrico rispetto a tante altre realtà territoriali, oltre che a quella pianellese. La piattaforma è stata realizzata grazie ad un finanziamento regionale di 95.000 euro nell'ambito della finanziaria 2020, a cui sono stati aggiunti 20.000 euro di fondi comunali. È una soddisfazione della Regione Abruzzo, che ha contribuito con la finanziaria 2020 a finanziare, a cofinanziare con un bel importo questa realizzazione, e anche una soddisfazione per questa amministrazione, per sindaco, perché ha dotato il territorio di una infrastruttura che speriamo non venga mai utilizzata, ma che comunque insomma è importante per tutta l'area vestina. Le nostre valli, i nostri promontori, montagne alternate a sua volta da pianure, la costa, l'entroterra, comporta sempre dei tempi di raggiungimento molto complessi ed estremi. E quindi avere queste infrastrutture dislocate sul territorio in luoghi ben accessibili e facilmente poi individuabili è sicuramente un passo avanti per favorire l'emergenza sul territorio e la gestione dell'emergenza sul territorio. L'atterraggio inaugurale è stato effettuato da un elicottero della Guardia Costiera, mezzo abilitato al volo notturno nella nostra regione. Faccio i miei complimenti al Comune di Pianella e alla Regione che ha finanziato questa importantissima opera, come ha detto prima poc'anzi il sindaco, strategica, perché per i nostri velivoli, che sono altamente operativi e specializzati, è un punto d'appoggio e di riferimento nelle operazioni di soccorso a tutti i livelli, visto che viene impiegato anche nei dispositivi di protezione civile e quindi anche nelle aree retrostanti alla fascia costiera. E ora la cronaca. Ieri pomeriggio nella zona industriale di Giulianova è scoppiato un incendio che ha reso necessario l'intervento di molti uomini e mezzi dei vigili del fuoco. Ora si indaga sull'origine delle fiamme, l'ipotesi più probabile è quella del dolo. Vediamo. È forse doloso l'incendio scoppiato ieri nella zona industriale di Giulianova. Intorno alle 14 una coltre di fumo nero aveva attirato l'attenzione dei passanti anche a chilometri di distanza. Il rogo, che ha lambito anche alcune aziende della zona, si è sviluppato in un canneto che nasconde rifiuti di ogni tipo, vecchi indumenti, mobili sfasciati, copertoni, tutta immondizia che ha alimentato le fiamme. Uomini e mezzi dei vigili del fuoco sono giunti da Teramo, Roseto, Nereto, Ascoli Piceno e Mosciano e hanno impiegato alcune ore a domare l'incendio e bonificare la zona con l'ausilio dei carabinieri. Il fuoco è stato spento prima che raggiungesse l'area del depuratore lì presente. Ora si indaga sull'origine delle fiamme. L'ipotesi più quotata è quella dell'incendio doloso, forse una sigaretta gettata incautamente nella sterpaglia vicino al fiume Tordino, oppure qualcuno ha dato fuoco a dei rifiuti nel tentativo di liberarsene. Non sarebbe la prima volta che accade in quella zona, anche se mai un incendio aveva raggiunto queste dimensioni. Nessuna pista è esclusa dagli investigatori, seppure quella dolosa è la più probabile. È infatti escluso che le fiamme si siano sviluppate per autocombustione a causa del caldo. Le telecamere di sicurezza di un'azienda del posto però non hanno immortalato nessuna persona nei momenti che hanno preceduto l'incendio.
I giovani democratici d'Abruzzo con una sit-in a Pescara in Piazza Italia davanti alla biblioteca ex provinciale d'Annunzio hanno chiesto alla regione di riaprire le aule studio. Il servizio. Riaprire la biblioteca d'Annunzio agli studenti, questa è la richiesta dei giovani democratici di Pescara. Sì, questa mattina siamo davanti alla biblioteca d'Annunzio per chiedere la riapertura di questa biblioteca, quindi in particolare della problematica di Pescara, dove città universitaria sono disponibili solamente 21 posti in cui studiare, ma siamo qui per chiedere in generale la riapertura e la valorizzazione di tutte le biblioteche regionali abbandonate ormai da febbraio 2020. È stato consentito solamente da pochi mesi il prestito dei libri, ma le biblioteche come luogo di cultura, come aule studio sono abbandonate a se stesse e ancora chiuse, quindi gli studenti non hanno un luogo in cui poter studiare e questa regione non si interessa a questa tematica centrale, quella che noi abbiamo chiamato il cuore della cultura. Una richiesta che ovviamente non riguarda solo Pescara, Mastrangelo, ma tutta la regione. Certo, la situazione drammatica della biblioteca d'Annunzio e anche la di Giampaolo a Pescara, perché anche la di Giampaolo versa in condizioni di mancanza di personale importanti e molto debilitanti, è una condizione comune a molti, quasi tutti gli spazi di cultura purtroppo nella nostra regione. Stiamo partendo a livello regionale con l'ottimo nostro responsabile università Luca Guerrini con una mappatura dell'accesso agli spazi universitari, quindi non solo aule studio ma anche mense, anche residenze universitarie. E voglio dire una cosa sull'università di Pescara, molto importante, perché Saverio parlava di 21 spazi di studio, 21 spazi non vuol dire 21 indirizzi, vuol dire 21 sedie disponibili per gli studenti pescaresi solo all'università. E a proposito di luoghi di studio, volevo dire che i giovani democratici d'Abruzzo e di Pescara rilanciano la petizione lanciata dal mio amico Gianmarco Girolami per intitolare a Roberto Straccia, il giovane ragazzo fuori sede, studente ucciso qualche anno fa a Pescara, un'aula studio dell'Università di Pescara. Uno studente fuori sede pescarese, uno di quelli che danno valore aggiunto alla nostra città tutti i giorni e per il quale la famiglia e tutta Pescara con questo gesto devono chiedere verità. Da oggi in Abruzzo si potrà accedere al servizio del trasporto pubblico con un semplice click su Google Maps. Vediamo. Spostarsi con i mezzi pubblici fra le città abruzzesi sarà più semplice e chiaro. Basterà un click nella sezione Google Maps per ottenere la ricerca orari, il travel planning con le relative fermate fino alla destinazione desiderata. Grazie all'accordo sottoscritto fra il Polo di Innovazione nel Trasporto e nella Logistica Inoltre, Google e la Regione Abruzzo, Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti gli utenti potranno beneficiare di servizi di digitalizzazione e infomobilità degli orari di trasporto. Sì, diciamo una novità che finalmente è arrivata anche in Abruzzo e che appunto noi riteniamo sia indispensabile per poter fornire un servizio moderno ed efficace ai cittadini. Infatti con questo modo è possibile già delineare un percorso e quindi vedere in che modo raggiungere la località di destinazione nel più breve tempo possibile, avendo le più informazioni possibili. Io ringrazio poi inoltre per aver collaborato con la Regione in questo servizio. È chiaro che è un primo passo, in quanto non tutte le linee sono state digitalizzate e quindi non tutte sono ancora presenti, però riteniamo che nel giro di qualche mese si possa portare a compimento questa iniziativa e fare in modo che tutto il trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo possa essere visibile su mappe e quindi tutti i cittadini possono avere in tempo reale le informazioni necessarie. Sì, diciamo che non è un'app specifica, nel senso che noi abbiamo utilizzato le strutture di Google, nel senso che abbiamo come polo attivato una collaborazione con Google e quindi Google ci ha dato un accesso al suo sistema per inserire i programmi digitalizzati. Quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo prima digitalizzato fermate e esercizi, poi abbiamo preso questo file con un formato compatibile con i sistemi Google e l'abbiamo inserito nel mondo Google. Quindi in realtà non esiste un'app separata, ma è l'app di Google Map che noi tutti quanti utilizziamo per i nostri spostamenti, dove inserisci semplicemente origine e destinazione e attivi l'opzione trasporto pubblico, che è quell'iconcina che c'ha il tram, mi sembra. Quindi una volta fatto quello automaticamente ti escono tutti gli orari inseriti. Oggi ci sono inseriti solo quelli della Difonso,
di cui sono anche presidente, e del Trenitalia, però ovviamente è un sistema aperto, nel senso che è un contenitore dove tu più inserisci, più questi dati poi appaiono agli utenti. Quindi chiunque può andare su Google Map, inserisce origine e destinazione, attiva l'iconcina trasporto pubblico, che mi sembra che sia a destra dell'icona autovettura, e automaticamente il sistema gli propone tutte le soluzioni di viaggio. Presentata a Pescara la 19ª edizione dei Giochi del Mare, la manifestazione si terrà a Vasto da venerdì 4 a martedì 8 giugno. Assessore, domani partiranno a Vasto i Giochi del Mare, è una bella occasione tra sport e turismo. Non soltanto sport e turismo, ma giovani, scuole, inclusione e sanità. Un messaggio molto forte che la Regione vuole lanciare con un grande evento. La Regione Abruzzo ha ritenuto opportuno credere nei grandi eventi sin dal momento Covid, quando organizzare grandi eventi era non affatto scontato. Altre regioni hanno rinunciato legittimamente a organizzare grandi eventi. L'Abruzzo si sta contraddistinguendo nell'organizzazione di grandi eventi, credendo appunto nella ricaduta socio-economica sui territori, oltre che nel messaggio sportivo. Saranno 5 giornate importantissime, ripeto, non soltanto per il messaggio sportivo e per la ricaduta su tutto il comprensorio, ma ci saranno messaggi importanti di inclusione, perché ci sarà il coinvolgimento del mondo paralimpico, ci sarà il coinvolgimento nelle ultime 2 giornate delle scuole, perché il messaggio arrivi forte ai nostri giovani, e quindi il messaggio sportivo, di vita e di ritorno alla vita deve passare fortemente attraverso lo sport, è questo in cui crediamo, e poi in ultimo anche le giornate di screening cardiologico, perché lo sport deve andare di pari passo con una sanità del corpo, è questo in cui stiamo credendo, è quello che stiamo promuovendo attraverso un grande evento che abbia tanti messaggi positivi. E ora allo sport, partiamo dal calcio di eccellenza con un gol di Rodia nel secondo tempo. Il Chieti passa sul campo dell'Aquila e si avvicina così alla vittoria del campionato. I teatini sono pronti a tornare in Serie D a un anno dalla deludente retrocessione. Vediamo. Una partita, un derby che valeva la promozione in Serie D, o quasi. L'Aquila poteva e doveva soltanto vincere, mentre il Chieti aveva 2 risultati su 3 a favore. E poi, sempre sulla carta, gli uomini di Bolzan avevano dalla loro il fattore campo e il tifo dei 1000 sostenitori che sono accorsi in massa al Gran Sasso Italo a Concia. Questo sulla carta. Poi nella realtà le cose sono andate in modo diverso. All'ottavo è il Chieti a rendersi pericoloso con un tiro forte ma centrale di Fabrizi. L'Aquila risponde al 12esimo con un'accelerazione di Micciche, il cui traversone basso viene anticipato da Filosa. Al 16esimo ancora il Chieti con Farindolini fuori misura. Al 42esimo l'occasione più ghiotta del primo tempo capita all'Aquila con tiro cross di Pellecchia per Di Federico, che ha prolungato, ma il propiziante intervento con una mano del portiere del Chieti mette fuori causa ancora Micciche, palla fuori ma di un soffio. Siamo al secondo tempo, che inizia al primo minuto ancora con un tiro di Fabrizi. L'Aquila risponde al quarto con il trio Pellecchia, Micciche e Di Federico, che quasi a tu per tu con il portiere ha tirato alto. Al 20esimo, chiave di volta della partita. Un minuto prima, dalla panchina, il tecnico del Chieti, Lucarelli, richiama Spadafora e butta nella mischia il fresco Mattia Rodia. E lui non delude. Pietrantonio lo pesca libero e gli serve su un piatto d'argento l'assist che gli permette di buttare il pallone alle spalle di Domingo. La rete si gonfia e il Chieti passa in vantaggio, 1-0. Sarà così fino alla fine. L'Aquila tenta il tutto per tutto, con assalti a volte imprecisi, altri fuori misura. Dopo un recupero di quasi 5 minuti arriva il triplice fischio del signor Buonasera di Enna. Dopo questa vittoria il Chieti è a +8 dall'Aquila.
Calcio a 5, solo ai supplementari, il Florida Pescara cede per 6-4 alle capitoline del FB5 Team, che si aggiudicano così lo scudetto Under 19 femminile nella finale giocata a Montesilvano. Per le ragazze di Maurizio Blasetti resta una grande stagione, comunque coronata dalla vittoria della Coppa Italia. Sergio Zappalorto. Stavolta dice male al Florida la seconda finale a distanza di pochi giorni. La squadra di Blasetti, che va comunque solo applaudita, sfiora dopo la conquista della Coppa Italia Under 19 femminile anche il prestigioso tricolore. L'impresa, la prima storica, riuscì nel 2011 al Città di Pescara. Dopo aver eliminato ai quarti l'Aosta e in semifinale la corazzata Lazio, detentrice del titolo, il Florida deve cedere alle altre capitoline dell'FB5 Team ai supplementari. Finisce 6-4, una gara palpitante, ricca di emozioni, gara che il quintetto della famiglia Diodato, che da anni onora il futsal giovanile abruzzese, non dimentichiamo il primo posto per distacco nel progetto giovani peraltro, gara si diceva che si mette anche bene due volte, col vantaggio a fine primo tempo della Ruggeri e, dopo il pari e inizio ripresa delle romane, di nuovo grazie a Prenna. Poi il 2-2 e il vantaggio laziale fino al 4-3. De Siena sigla una doppietta, il secondo dei due gol che sancisce il 4-4, praticamente allo scadere, sembra un fausto segno del destino, ma così non andrà. Ai supplementari a far gol sarà solo l'FB5, nonostante i tentativi, tutt'altro che fortunati, delle pescaresi che escono in lacrime, ma a cui va l'abbraccio insieme con la gratitudine di una regione intera. Grazie Florida, grazie davvero di cuore. E ora il softball, vigilia dell'esordio interno dell'Atom Schieti, che sabato 5 giugno alle 17 riceverà la Cilia dopo aver vinto la prima di campionato ad Anzio. Ascoltiamo le prospettive di questa stagione per la squadra teatina di softball. Due giocatrici dell'Atoms Chieti che hanno festeggiato i 30 anni di attività, 30 anni, veramente una vita. Partiamo da te, Katia Di Primo, che sei anche un pezzo grosso di questo mondo, perché sei presidente regionale, anzi Abruzzo e Molise, della FIBS. Sarai onorata di essere al vertice? Assolutamente sì, e speriamo anche di avere una risposta positiva anche dal comune, da tutti gli enti locali che ci aiuteranno per il proseguo e per tutto ciò che potremo fare nei prossimi mesi. Assolutamente sì, noi siamo combattenti, quindi cercheremo di spingere il più possibile affinché tutti conoscano questo sport. Allora, avete cominciato benissimo con un successo esterno contro l'Anzio. Siamo state molto soddisfatte di aver iniziato bene il campionato e certo sabato qui in casa riceveremo una squadra molto, molto esperta, molto aggressiva. Sabato alle? Sabato giochiamo la prima partita alle ore 17 e la seconda alle ore 19. La Cilia è una bella squadra, bella tosta, la conosciamo bene, l'abbiamo incontrata tanti anni e speriamo di, insomma, di divertirci e di riportare a casa un bel risultato. Quest'anno la squadra è piena di ragazze giovanissime provenienti dal nostro settore giovanile. Il rientro della nostra lanciatrice Anna Salvatore, l'anno scorso in prestito a Macerata in Serie A2, e del catcher Sara Mammarella, ovviamente insieme loro compongono la batteria lanciatore catcher, ovviamente alza il livello qualitativo della squadra. Però subito dietro loro abbiamo altre due ragazze molto brave che lanciano e ricevono, sono under 21 anche loro, Giorgia Di Santo e Alice Terenzio, che domenica scorsa ad Anzio hanno davvero ben figurato. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.